In occasione di un vostro controllo normale avete avuto una bella sorpresa. Sì, si tratta di un controllo di un normale posto di controllo, quindi un servizio che è stato attuato per appunto controllare tutta la zona dell'Oppidorigine Mottense e nella fattispecie i risultati sono stati concreti, nel senso che una macchina alla quale è stato intimato l'ALT non si è fermata e a quel punto è nato un concitato inseguimento e questo inseguimento si è protratto per circa 1,5 km. E dopodiché la macchina è stata bloccata e anche il conducente che è stato subito arrestato perché all'interno del veicolo sono stati trovati 2 kg circa di hashish. E il passeggero è fuggito a piedi e a quel punto con il preziosissimo ausilio dell'elinucleo di Treviso dei Carabinieri e con il supporto di ulteriori pattuglie, quindi alla fine eravamo circa 10 pattuglie sul territorio, è stato bloccato dopo circa 1 ora e mezza di battute dove anche la collaborazione dei cittadini è stata determinante, è stato fermato il secondo fuggitivo e quindi tratto in arresto anche lui. Ruolo importante per la cattura del secondo è stato l'elicottero. Direi quasi determinante perché l'elicottero ci ha seguiti passo passo in tutte le attività di ricerca che non sono stati, diciamo, non sono state facili, nonostante si trattasse, diciamo, di ore diurne. E quindi con l'ausilio straordinario dell'elinucleo siamo riusciti ad individuare la zona dove la persona si era nascosta e lì poi comunque inevitabile l'intuito umano dei carabinieri sono riusciti a scovare il fuggitivo all'interno di un cilindro in cemento dove si era nascosto. 20 pannetti ben confezionati, perché uso secondo lei? Noi riteniamo che non fosse l'ultimo passaggio della catena di traffico di stupefacenti perché erano ben confezionati in blocchi da 1 chilo ciascuno, all'interno di ogni blocco c'erano panetti da 100 grammi. Pertanto abbiamo motivi per ritenere che prima di arrivare al consumatore finale ci fossero altri passaggi.